Vaccini fino al 20 luglio, gli open days per tutta la popolazione dai 12 anni in su. Nuova ordinanza del presidente Musumeci che prevede la ricognizione del personale non ancora vaccinato. Approvazione del DDL contro povertà ed esclusione sociale all'ARS. Il PD ha sostenuto il disegno di legge, ma il governo Musumeci ha destinato a queste misure somme del tutto insufficienti. Identità siciliana, formati 300 docenti e presentati oltre 100 progetti nelle scuole per promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la storia e la cultura della Sicilia. Al Palazzo Arcivescovile di Palermo si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 397° festino di Santa Rosalia. Quest'anno solo i giochi di fuoco e le luminarie. Entusiasmo in casa del Messina FC che batte la Cireale, sogna la promozione in C, dove raggiungerebbe Palermo, Catania e ACR Messina. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di oggi, giovedì 8 luglio. Apriamo con le notizie sui vaccini. Fino al 20 luglio gli open days per tutta la popolazione dai 12 anni in su. Nuova ordinanza del presidente Musumeci che prevede la ricognizione del personale non ancora vaccinato, la possibilità anche di ricevere il siero nei luoghi turistici della Movida o sul posto di lavoro. Proseguiranno fino al 20 luglio gli open days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale nell'isola. Tutta la popolazione dai 12 anni compiuti in su potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane con dosi Pfizer e Moderna. L'obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. E ancora, una ricognizione del personale non ancora vaccinato, la possibilità di ricevere il siero nei luoghi turistici della Movida o sul posto di lavoro, il potenziamento dei punti vaccinali comunali con la riassegnazione del personale in servizio. Sono alcune delle principali novità contenute nell'ordinanza firmata al presidente Musumeci, in vigore da oggi e fino al 1° di settembre, con cui il governo regionale dà avvio alla campagna di vaccinazione di prossimità. Le aziende sanitarie provinciali eseguiranno una ricognizione completa e aggiornata di tutti i dipendenti pubblici, del personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali, degli autotrasportatori, del personale delle imprese, della filiera agroalimentare e sanitaria, degli equipaggi dei mezzi di trasporto per censire chi non è stato ancora sottoposto a vaccinazione e invitarlo formalmente a provvedere. In caso di indisponibilità o di rifiuto, il datore di lavoro dovrà, nei modi e termini previsti dai contratti collettivi, riassegnare il dipendente ad alto ruolo che non implichi il contatto diretto con l'utenza. L'ordinanza introduce importanti novità che consentono ai cittadini di essere vaccinati anche nei luoghi turistici e della Movida. Le ASP, infatti, accanto agli interventi per il miglioramento funzionale delle guardie mediche turistiche, con apposito avviso pubblico daranno la possibilità agli operatori turistici di sottoscrivere una convenzione per realizzare punti vaccinali all'interno della propria struttura ricettiva, anche in modalità drive-in. Viene esteso infine l'obbligo di tampone a chi arriva dalla Spagna o dal Portogallo o a coloro che nei 14 giorni precedenti vi hanno soggiornato o transitato. Si tratta al momento degli unici due paesi europei per i quali in Sicilia è prevista questa misura di sicurezza. Approvazione del DDL contro la povertà e l'esclusione sociale. Approvato oggi all'ARS, il PD ha sostenuto il disegno di legge, ma il governo Musumeci avrebbe destinato a queste misure somme assolutamente insufficienti. Ascoltiamo Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'ARS. Un momento particolarmente difficile per l'intera nazione. La povertà sicuramente è in aumento, il governo Musumeci ha approvato un DDL, ma lei sottolinea che servirebbe fare sicuramente di più. Certamente, 15 milioni di euro per una legge così importante sono troppo pochi. Noi abbiamo chiesto di aumentare questo stanziamento perché la legge va incontro a bisogni primari, bisogni di natura alimentare, abitativa. È una legge di sostegno purtroppo alle fasce sociali più deboli, alle persone che versano in condizioni di bisogno, di povertà, gli indigenti, coloro i quali non possono aspettare una risposta domani, ma hanno bisogno di una risposta immediata che arrivi subito, oggi, da parte delle istituzioni, in particolare da parte della Regione.
Comunque è una legge che va nella direzione giusta, nella direzione della solidarietà sociale, dell'attenzione a chi ha più bisogno, a chi più è stato colpito da questa crisi economica, anche effetto della gravissima pandemia che abbiamo sofferto e che continuiamo a soffrire, e quindi io penso che sia giusto fare il massimo per rispondere ai loro bisogni. A proposito di pandemia, la pandemia ha evidenziato la fragilità anche del tessuto economico siciliano, perché sono stati tanti in più i siciliani a cadere in uno stato di povertà vera e propria a causa del lockdown, a causa delle chiusure, a causa dei lavori precari spesso. Purtroppo sì, chi non ha potuto fruire di ammortizzatori sociali perché aveva un lavoro precario ha perso il lavoro e non lo ritrova, che ha dovuto chiudere il proprio negozio, la propria attività produttiva perché non è riuscito a superare il periodo del lockdown, oggi non ha la forza per rimettere in piedi la propria impresa. Allora bisogna intervenire sì con un disegno di legge immediato, con una legge di sostegno nei confronti delle categorie più deboli, svantaggiate e bisognose, ma servono anche ristori regionali che si aggiungano a quelli già previsti a livello nazionale. Il governo regionale ancora non ha attuato i ristori per le imprese previsti dalla finanziaria del 2020 a distanza di un anno e mezzo. Questo è inaccettabile, così come è inaccettabile che il presidente Musumeci, in occasione dell'approvazione dell'ultima finanziaria 2021, ha promesso ristori, aiuti, sostegni economici per 250 milioni di euro alle categorie produttive del commercio, dell'artigianato e dei diversi settori, che purtroppo ancora non arrivano. Noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare, quotidianamente possiamo dire siamo impegnati nel sostenere una battaglia politica e parlamentare per sbloccare questi investimenti. Ed è allarme cinghiali, secondo Coldiretti, a rischio la sicurezza delle persone. Gli agricoltori esasperati sono scesi in piazza. Vediamo. Il problema dei cinghiali è un problema che abbiamo già da tanti anni. Sicuramente negli ultimi anni è aumentato il problema ed è diventato un problema molto delicato non solo per le aziende agricole, ma anche per la sicurezza. Fatti di cronaca ci raccontano di attacchi avuti a persone, ad agricoltori, ma anche all'interno delle città. Questo ovviamente è un momento in cui bisogna fare una profonda riflessione e risolvere il problema per cercare di contenere i cinghiali appunto nelle nostre città e nelle nostre campagne. Siamo compatti sicuramente, ma leggiamo e capiamo quali sono i reali problemi e cerchiamo di trovare delle soluzioni. E cambiamo argomento, il tarì al centro del convegno, la Sicilia in attivo. Il tarì, moneta in uso nel regno delle due Sicilie, potrebbe diventare una moneta sociale da adottare sull'isola per un sistema di scambio di debiti e di crediti interno a circuiti aziendali locali. Vediamo di che cosa si tratta nel nostro servizio. Sembra una proposta provocatoria quella della reintroduzione di una moneta adottata durante il regno delle due Sicilie e prima ancora durante il califfato nel Medioevo. Beh, di fantasioso o che almeno affonda le radici nella storia della Sicilia c'è solo il nome. I sistemi di moneta complementare di compensazione fiscale sono oggi al centro di un dibattito europeo e oltretutto sono anche già adottati da parecchie regioni che in questo modo stanno facendo circolare liquidità, infondendo fiducia e proteggendo le produzioni locali delle proprie regioni. C'è già una proposta di legge, più proposte di legge. Oggi è il momento di crisi, quello che può sviluppare economia e movimentazione per parecchi milioni di euro riservati alle imprese siciliane. E se dovessimo spiegarlo in modo semplice ai nostri telespettatori, come funzionerebbe praticamente questa moneta, diciamo, di scambio di debito, presumo? Il modo più semplice senz'altro è visitare il sito attivasicilia.it, dove nella sezione Battaglie Tarì trovate un video che pubblichiamo anche oggi di nuovo su Facebook, che con una sorta di cartone animato spiega benissimo come funziona. Si tratta di un circuito interno rivolto alle imprese e ai consumatori solamente siciliani.
un titolo non cartaceo, non materiale, rispettoso della direttiva europea antiriciclaggio, che serve per scambiare beni e servizi sulla base di titoli fiduciari. Non è convertibile in euro, non è cumulabile, è abbastanza impermeabile alle mafie e permette di movimentare beni fuori dagli interessi delle banche e dall'inflazione. Un sistema che funziona e che ha già in altre regioni visto l'interesse del legislatore che, come dicevo, ha legiferato. E ora parliamo di identità siciliana. Formati 300 docenti e presentati oltre 100 progetti nelle scuole per promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la storia e la cultura della tradizione siciliana a partire proprio dal suo patrimonio linguistico. È importante, è essenziale che i nostri ragazzi nelle scuole imparino la lingua italiana. È molto utile che i nostri ragazzi imparino le lingue straniere, ma è altrettanto necessario che i nostri ragazzi tornino a conoscere la lingua siciliana. Nella sua storia, nella sua letteratura, la Sicilia è diventata materia dei processi didattici. Stiamo dando attuazione ad una legge già esistente da 10 anni e sostanzialmente mai applicata. Questo è l'obiettivo che avevamo fissato all'inizio della legislatura e che finalmente abbiamo raggiunto. Circa 300 docenti coinvolti, circa 200 scuole di ogni ordine e grado in Sicilia hanno promosso e valorizzato la lingua, la storia e la letteratura siciliana. Supportato sulle risorse dell'assessorato regionale istruzione e formazione professionale, con interventi per la verità modesti sul piano del valore della cifra in se stessa, ma altamente simbolici e soprattutto funzionali alla realizzazione di quanto è stato fin qui fatto: formazione dei docenti, progettazione delle attività formative, realizzazione di una piattaforma multimediale già operativa e di prossima distribuzione alle scuole, e ulteriormente finanzieremo le attività progettuali delle scuole. Fino a questo momento 105 progetti presentati e li finanzieremo, perché le spese necessarie per la realizzazione dei progetti e per le attività di insegnamento possano essere opportunamente, adeguatamente remunerate e svolte in orario ordinamentale. Se siamo impegnati in questo, ci crediamo. Ma ecco, i docenti per poter operare in maniera efficace devono essere motivati e preparati. Non è una cosa semplice, perché motivati lo si può essere in maniera vaga e inappropriata, così, in maniera quasi folcloristica, ma non va bene. La motivazione deve essere profonda e profondamente culturale, e naturalmente la preparazione deve esserci. Da qui i corsi di formazione nelle varie prospettive: linguistica, storica, letteraria, demoantropologica. E questa è la strada che dobbiamo percorrere assieme agli insegnanti, nel maggior numero possibile. E ora passiamo alla cronaca. Arrestato dalla polizia a Messina un 29enne per tentato omicidio. L'uomo era ricercato dal 15 giugno scorso per il ferimento di un 31enne. Arrestato a Messina dalla Polizia di Stato un latitante, Vincenzo Tripodi, di 29 anni, resosi irreperibile dal 15 giugno scorso dopo aver tentato di uccidere un uomo di 31 anni sparandogli all'interno della sua abitazione con un'arma da fuoco. L'agguato risale al 31 maggio scorso. Poco prima dell'una di notte, al pronto soccorso del policlinico, accompagnato in auto dalla propria madre, era arrivato un 31enne già agli arresti domiciliari. Presentava ferite d'arma da fuoco, era stato colpito mentre si trovava all'interno della sua abitazione a fondo fucile a Messina. I colpi di pistola lo avevano raggiunto al torace, all'addome e alla mano. Nonostante le gravi ferite, però, non era in pericolo di vita.
La vittima fu ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Messina con 30 giorni di prognosi. Gli investigatori della squadra mobile, dopo indagini accurate, hanno rintracciato il presunto responsabile del ferimento nei pressi della casa circondariale di Gazzi e lo hanno bloccato, eseguendo la misura della custodia cautelare in carcere per tentativo di omicidio. E questa mattina al Salone Firangieri del Palazzo Arcivescovile di Palermo si è svolta la conferenza stampa di presentazione del 397esimo festino di Santa Rosalia. Quest'anno solo giochi di fuoco e luminarie. Il festino sarà una rinnovata opportunità per poter riconsiderare la figura di Santa Rosalia, perché ci dice che abbiamo dinanzi l'unica via, che è quella di prenderci cura gli uni degli altri. E mai come in questo tempo di pandemia abbiamo riscoperto che non ci può essere altra via. Certamente penso ai vaccini, penso alla nostra capacità di rispettare regole condivise sanitarie, ma Santa Rosalia ci ricorda che è una questione molto più pregnante, quella di ripensare a partire dal cuore le nostre relazioni e il nostro modo di vivere la casa comune, nel segno della corresponsabilità. Rosalia, come ogni anno, ci invita ad essere liberi dalla paura. Ci invita a essere liberi dalla paura della peste, tutte le sue forme. E l'unico modo per essere liberi dalla paura è avere cura. Ecco, Santa Rosalia ci invita ad avere cura di noi stessi, avere cura degli altri, avere cura del diverso. E anche quest'anno noi altri avremo cura, cercheremo di avere cura, come abbiamo avuto cura l'anno scorso con una Palermo sospesa. Quest'anno la Palermo si è messa in movimento, ma continua ad avere cura anche di Santa Rosalia, della devozione per Santa Rosalia, attraverso momenti forti, come sono forti i momenti religiosi in cattedrale, come forte è il momento della illuminazione della città, come forte è il momento dei fuochi che vengono diffusi da 5 posti diversi. Questo festino abbiamo voluto salvaguardare quelli che sono gli elementi simbolici della festa e ci abbiamo riflettuto tantissimo, volevamo restituire alla città la dimensione ancora di festa e quindi abbiamo recuperato sicuramente le luminarie, anche per Natale le luminarie, nonostante eravamo in periodo pandemico, hanno rappresentato quasi un conforto, una normalità in un periodo in cui eravamo ancora con più restrizioni. Le luminarie saranno presenti da luglio a settembre a legare le due festività di luglio e settembre. Saranno presente il carro trionfale posto ai quattro canti in tutto il suo splendore, sarà anche acceso e contribuirà anche lui allo spettacolo delle luminarie. Abbiamo dovuto lavorare per riprendere le malefatte che qualcuno con le bombolette, voglio dire ingiuriose, ha rovinato questo carro, asportando anche dei quadri che quindi abbiamo dovuto ricostruire. Abbiamo fatto un restyling di questo carro, l'abbiamo dovuto rimettere a nuovo e il carro adesso è pronto nella sua lucentezza per poter scendere dai quattro canti con delle luminarie, circa 60.000 lampadine, queste luminarie illumineranno sia i quattro canti che via Vittorio Emanuele. I serpenti del Vaticano è il nuovo libro pubblicato da Newton Compton Editori del giornalista e scrittore Carmelo Nicolosi De Luca, definito da molti giornali anche a tiratura nazionale il Dan Brown siciliano. È l'ira di Dio che si riversa sulla terra perché gli uomini stanno rovinando una delle cose più belle che ha fatto, cioè il nostro pianeta. Intervengono anche due preti, uno di Palermo e un altro di Santa Prassede, della Basilica di Santa Prassede di Roma, che
presagiscono che qualcosa stia accadendo all'interno del Vaticano, cioè che un pericolo strisciante si sta avvicinando al Vaticano, ma assolutamente non vengono presi sul serio da nessuno fino a quando questi due spariscono. E da qui cominciano delle indagini che portano anche all'estero, portano a Beirut, nel Libano, portano in Svizzera, a Londra, a Parigi. E poi solamente alla fine delle ultime pagine si potrà comprendere effettivamente qual è il processo che loro stanno portando avanti con le loro profezie. Si sono serviti anche delle profezie divine del patriarca della Chiesa Tertulliano. E vediamo che appunto dopo 2000 anni queste profezie si stanno verificando sul nostro pianeta, sulla Terra. In tutti i miei libri mi rifaccio alla storia antica perché mi piace, l'ho sempre studiata, mi ha sempre affascinato. E in questo caso mi riferisco anche, fra l'altro, alle persecuzioni cristiane che ce ne sono state al tempo di Massimino e di Diocleziano. Io mi sento solamente non uno scrittore di professione, ma solamente qualcuno che scrive per fare passare il tempo, soprattutto durante le notti insonni e basta. Una vacanza green e sostenibile in assoluta sicurezza in uno dei posti più belli del mondo. E questo l'invito che gli operatori turistici di Taormina lanciano agli italiani e agli stranieri in vista delle loro prossime vacanze. Sentiamo. Una vacanza in assoluta sicurezza in uno dei posti più belli del mondo è l'invito che gli operatori turistici di Taormina lanciano agli italiani e stranieri in vista delle vacanze ormai prossime. Nella bellissima Perla dello Ionio, i divieti e le restrizioni ai viaggi a causa della pandemia da coronavirus hanno segnato la primavera appena trascorsa, mettendo in fortissima crisi gli operatori del settore trainante e l'economia torminese che vive di turismo tutto l'anno. Noi siamo assolutamente pronti ad ospitare le persone, anzi devo dire che non abbiamo mai smesso di esserlo, nel senso che con veemenza abbiamo atteso l'arrivo, la riapertura della stagione e quindi il ritorno dei turisti. Devo dire che la città in generale è assolutamente pronta ad ospitare ciascun cliente e vedo che soprattutto nelle ultime settimane il turismo si è molto risvegliato. In questi mesi di chiusura forzata, ahimè, abbiamo approfittato per investire sulla nostra struttura e per poter crescere non solo in termini estetici e di migliori benefici per i clienti, ma soprattutto in termini di sostenibilità ambientale ed ecologica della nostra struttura. Noi abbiamo anticipato la transizione ecologica sperando in un futuro migliore, più green e a basso impatto. Ad esempio, per fare in modo che il nostro albergo fosse sempre più a impatto zero, abbiamo eliminato tutta la plastica. Il ristorante, le camere, i bagni non hanno più plastica. La produzione dell'aria condizionata avviene attraverso il gas e non attraverso l'energia elettrica, quindi attraverso fonti rinnovabili. Un'altra cosa importante su cui abbiamo lavorato è stata la produzione dell'acqua calda, che è praticamente a impatto zero, in quanto l'acqua calda viene prodotta attraverso lo scambio di calore dell'aria fredda o calda dei condizionatori. Non solo viaggiatori stranieri, ma quest'anno Taormina aspetta di essere riscoperta anche dagli stessi siciliani, almeno. I siciliani stanno riscoprendo la Sicilia, che è una cosa molto, molto bella, ecco. Abbiamo molte prenotazioni di persone, soprattutto di clienti stranieri e del turismo del nord Italia, che richiedono soprattutto dei concerti e gli eventi che si svolgono a Taormina in questo momento. Io da taorminese, Taormina si è risvegliata anche, soprattutto nel weekend, e luglio-agosto diciamo che c'è tutto il pienone totale. Dico ai siciliani di fare le vacanze in Sicilia intanto, di restare nella nostra regione, e troverete sicuramente delle città attrezzate, dei posti di mare molto attrezzati, dei musei. Qua a Isola Bella abbiamo anche un museo sull'isola che si può anche visitare, quindi vi aspettiamo. Si apre Isola Bella, siamo particolarmente felici dopo tanti mesi di chiusura, tanti lavori che sono stati fatti, aspettiamo i visitatori, i fruitori con particolare gioia. Ancora in un work in progress, ma ci tenevamo ad aprire perché in questa stagione non potevamo più rimanere chiusi. L'isola è uno dei nostri gioielli del parco ed è giusto che sia fruito in questo momento di ripresa di tutte le attività.
E anche quest'anno parte l'Accademia per giovani calciatori e calciatrici, una settimana di stage allenamenti che dalla sede in Belgio concluderà la 12ª edizione a Palermo. 12ª edizione in un periodo particolare post pandemia della Cavera Academy. Sì, è il momento di ripartire, penso. Abbiamo già fatto anche l'anno scorso, quando tutti pensavano che non si potesse fare, siamo stati gli unici al mondo, abbiamo avuto questa fortuna di poter fare il campo internazionale qua a Palermo, quindi con la testa dura che ho, anche quest'anno a gennaio ho detto che si faceva, siamo qua, siamo agli sgoccioli, quindi è un momento per ripartire. A chi si rivolge questa Accademia? L'Accademia è aperta intanto a tutti, i bambini a partire da 4 anni fino ai 21, quindi è aperta a tutti, chi sa giocare a calcio, chi meno. È chiaro che è uno sport, quindi siamo lì per dare il massimo, far divertire i bambini, che è la cosa principale di questo sport, e non deve essere un lavoro, come dico io, deve essere un piacere per i bambini. Poi è chiaro che durante gli anni, come è successo anche negli anni passati, troviamo quella perla, quelle due perle che poi hanno la fortuna di poter andare nei professionisti. Io sono palermitano, quindi per me è un onore poter far vedere la gente che viene da fuori, da 5 paesi diversi, quest'anno quello che è la mia città, quindi soprattutto lo stadio, ho avuto l'onore e la fortuna di giocare e far vedere le bellezze di questa città, quindi collegare le due cose per me è molto importante. La chiave dell'Accademia è prima uomini e poi campioni, quindi noi siamo lì per formare prima i bambini e i ragazzi per diventare uomini, perché purtroppo nel calcio non sono tutti o sono veramente pochi quelli che arrivano a giocare. È chiaro che guardare l'Europeo quest'anno, guardare certi campioni in campo, comunque è un grosso segnale di ripartenza, visto quello che c'è stato a livello di Covid e quant'altro, e poi soprattutto dopo che non ci siamo qualificati con la Svezia, vedere questa nazionale in finale è un onore per tutti. Ho il piacere quest'anno di avere anche i belga che assisteranno alla finale con noi, quindi no, non so come la prenderanno, però sarà sicuramente un bellissimo evento. Alcamo omaggia Jean Alesi, il paese in provincia di Trapani dove nacque il padre dell'ex pilota della Ferrari, consegna la cittadinanza alla carriera di una personalità sportiva che ha saputo portare in alto il nome di Alcamo nel mondo dell'automobilismo. Io non sono nato a Alcamo, mio papà è nato, tutta la mia famiglia, e venivo qua in vacanza, ma ero molto legato a questo posto perché c'era le mie radiche. E dunque, man mano col mio mestiere, ho potuto, quando incontravo degli italiani nel mondo, avere questa doppia nazionalità legato al fatto che ero di famiglia siciliana, e questo mi ha fatto, diciamo, grande nel mio cuore, ma anche nel cuore degli italiani, che quando andavo alla Ferrari mi ero completamente adottato. È una famiglia di contadini e siamo partiti, cioè mio papà è partito di qua perché lui voleva fare il carrozziere, ma dopo, pian piano, con la mia passione, sono riuscito a tenere il nome della famiglia alto e di avere questo grande riconoscimento della città nativa di mio papà, del signor sindaco, mi fa grande onore. Senti, ogni volta che torni ad Alcamo, qual è il tuo stato d'animo, il sentimento che provi? Allora, purtroppo non ci sono più i miei nonni, ma è un posto dove vedo la mia gioventù, la mia, diciamo, anche senza impegni, un po' leggerezza, diciamo, andare al bar, mangiare un cannolo, un gelato, questo è i ricordi. E adesso la mia vita è cambiata, ma non i miei punti di riferimento. Tieni volentieri quello là? Certamente, ogni anno, più facilmente adesso, perché quando ero in attività con la Formula 1 era quasi impossibile, perché c'era una gara tutti i 15 giorni, c'era poco tempo,
e dovevo stare lontano dei cannoli e allora non potevo venire come avrebbe voluto. Entusiasmo in casa Messina FC, che batte la Cireale e sogna la promozione in C, dove raggiungerebbe Palermo, Catania e ACR Messina. Sentiamo. La grande corsa prosegue e il sogno è quello di ammirare nella prossima stagione una Serie C con ben 4 compagini siciliane. Dopo la promozione dell'ACR c'è infatti anche l'FC Messina che galoppa verso l'obiettivo del gran salto di categoria grazie alla possibilità che si è aperta con un possibile ripescaggio. La formazione giallorossa è arrivata seconda nel girone I della Serie D, ma adesso guarda in alto dopo il successo nella semifinale playoff contro la Cireale. Al Francoscoglio è arrivato il successo per 2-1 che ha consegnato ai peloritani l'accesso alla finale contro la Gelbison. Sono stati i catanesi a portarsi in vantaggio con Viscomi. La reazione della squadra di Costantino è arrivata prima della conclusione del primo tempo con il gol di Bianco. Parità fino al 90° che ha trascinato la sfida fino ai supplementari, quando è arrivata la zampata vincente del trascinatore Gabriel Bianco, autore della doppietta vincente. E adesso è l'ora della finalissima. Contro la Gelbison c'è in gioco una gran fetta di Serie C. Con l'informazione, quindi, per oggi è tutto. Continuate a seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social. Io vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto.